Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, casa dell'anziano, atto di indirizzo. Presenta la proposta all'assessore Mariella Piretta. Allora, l'assessore di la legge 8 novembre 2000, di legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vista la legge regionale 23 dicembre 2005, il sistema integrato dei servizi alla persona, abrogazione della legge regionale 4 dell'88, riordino delle funzioni socioassistenziali, considerato che il comune di Sant'Antioco è proprietario di una struttura denominata Casa dell'Anziano, che attualmente ospita soggetti, per la quasi totalità non autosufficienti, che abbisognano di assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona. Considerato che la casa dell'anziano in questione è allo stato nel ruolo di accreditamento come struttura sociale da adibire a favore di soggetti non autosufficienti, in quanto ancora in corso di appositi procedimenti di adeguamento strutturale e amministrativo. Preso atto che la struttura più idonea alla prosecuzione della casa dell'anziano è oggi definita nella normativa di settore casa protetta, in quanto finalizzata alla socialità di soggetti non autosufficienti, accessibili alle prestazioni sociosanitarie, previo accertamento della tipologia del bisogno da parte dell'unità di valutazione territoriale, UVT, e contribuisce anche ai costi del servizio tramite la ASL, dotata di personale socioassistenziale e sociosanitario professionale. Considerato altresì che il Comune di Sant'Antioco non dispone di risorse umane ed economiche sufficienti per garantire la regolare prosecuzione dei servizi finora garantiti e di quelli migliorativi necessari per il futuro, a causa degli aumenti dei costi di gestione nonché delle esigenze tecniche che la normativa di settore impone, preso atto che è intenzione dell'amministrazione comunale proseguire il servizio della struttura socioassistenziale in questione, apportando delle migliorie dello stesso servizio dal punto di vista logistico e di gestione. Preso atto che è intenzione dell'amministrazione comunale proseguire il servizio della struttura socioassistenziale in questione, prospettando un tipo di gestione più economico per l'amministrazione, che vada dunque a sollevare la testa di costi, quale ad esempio la mensa, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ed altri costi di gestione, che possono invece essere sostenuti in forma imprenditoriale dal soggetto gestore, titolato a condurre funzionalmente e a sfruttare economicamente il servizio medesimo. Ricordato che l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, lettera A, prevede l'individuazione della forma di gestione dei servizi pubblici, sia di competenza del Consiglio Comunale, individuata quale forma funzionale e rispondente ad una gestione più idonea al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, la gestione in concessione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 183 del 2006, ritenuto di formulare gli indirizzi sottoindicati per la via dell'appalto in concessione della struttura casanziano da accreditare a casa protetta, prevedendo a appalto in concessione nel senso dell'articolo 30 del decreto legislativo 163 del 2006 della struttura di cui all'oggetto, comprende la realizzazione dei lavori necessari per l'accreditamento della stessa, a scelta del contraente, offerta economicamente più vantaggiosa, B, durata del contratto, anni 15, a partire dall'aggiudicazione della concessione. C, canone di locazione. A titolo di canone di locazione, il concessionario dovrà versare al comune un canone annuo che verrà stabilito con apposito atto di giunta municipale, a seguito di stima da parte degli organismi competenti, in via prioritaria, agenzia del territorio. Finanziamento dei lavori, eventuali lavori da realizzare finalizzati all'ottenimento dell'apposito accreditamento, comprensivi di acquisizione dei pareri delle autorizzazioni necessarie, ASL, Vigili del Fuoco o altre, ai sensi della normativa attualmente in vigore, dovranno essere effettuati in autofinanziamento del concessionario. Personale attualmente in servizio, la casa per anziani. Il concessionario, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, sarà tenuto ad assumere nei modi e condizioni previste dalle vigenti leggi e normative contrattuali il personale alle dipendenze della cooperativa cessante, il servizio alla data di scadenza della
appalto attualmente in corso, con le stesse mansioni riconoscendo i diritti maturati e maturanti, nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite, salvo i casi in cui il personale sia in corso di gravi verifiche e inadempienze, o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile. In caso di inosservanza, l'amministrazione comunale potrà previa formale contestazione e dopo aver verificato le deduzioni fornite, recedere dal contratto senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento. Che si rende necessario provvedere in merito, visto il decreto legislativo 267 del 2000, visto lo statuto comunale, acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 1010 del 2012 numero 174, propone al Consiglio Comunale che deliberi, per i motivi espressi in premessa, di esprimere il seguente atto di indirizzo ai fini della prosecuzione dell'attività per la casa dell'anziano di Sant'Antiaco a casa protetta, prevedendo l'appalto in concessione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 163 del 2006 della struttura di cui è l'oggetto, comprende la realizzazione dei lavori necessari per l'accreditamento della stessa, scelta del concorrente, offerta economicamente più vantaggiosa, durata del contratto, anni 15, a partire dall'aggiudicazione della concessione, canone di locazione. A titolo di canone di locazione, il concessionario dovrà versare al comune un canone annuo che verrà stabilito con apposito atto di giunta municipale, a seguito di stima da parte degli organismi competenti, in via prioritaria Agenzia del Territorio. Finanziamento dei lavori. Eventuali lavori da realizzare, finalizzati all'ottenimento dell'apposito accreditamento, comprensivi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, ASL, Vigili del Fuoco o altre, ai sensi della normativa attualmente in vigore, dovranno essere effettuati in autofinanziamento dal concessionario. Personale attualmente in servizio alla casa per anziani, concessionario allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, sarà tenuto ad assumere nei modi e condizioni previsti dalle vigenti leggi e normative contrattuali. Il personale alle dipendenze della cooperativa cessante, il servizio alla data di scadenza della parte attualmente in corso, con le stesse mansioni, riconoscendo i diritti maturati e maturanti, nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite, salvo i casi in cui il personale sia in corso in gravi e verificate inadempienze o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile. In caso di inosservanza, l'amministrazione comunale potrà, previa formale contestazione e dopo aver verificato le deduzioni fornite, recedere dal contratto senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento. Di dare mandato al responsabile dei servizi sociali di porre in essere tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per la concessione della casa anziano, come previsto dalla normativa attualmente in vigore. Di dare mandato al responsabile dell'area tecnica manutenzione a supportare il concessionario al fine di fornire le informazioni e la documentazione utile per l'adempimento tecnico e amministrativo per l'accreditamento della struttura in questione, ai sensi della normativa regionale in vigore, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. Io chiedo scusa, sono degli errori, vorrei fare delle correzioni. Allora, nella seconda pagina dove dice ricordato, allora non è la lettera A ma è la lettera 1, quindi L prevede che l'individuazione della forma di gestione dei servizi pubblici sia di competenza del Consiglio Comunale. La lettera A dice una lettera. Sì. Poi individuata la seconda modifica, le ultime due righe, dopo il decreto legislativo 163 del 2006, si aggiunge l'individuazione dell'offerta con procedura aperta ai sensi dell'articolo 355
del decreto legislativo 163 del 2006. Decreto legislativo 163. Testo unico sul decreto. Leggo tutto? No, non è il numero, non capito il numero. 163. Allora, sarà individuata quale forma funzionale e rispondente ad una gestione più idonea al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, la gestione in concessione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 163 del 2006, l'individuazione dell'offerta con procedura aperta ai sensi dell'articolo 3 e 55 del decreto legislativo 163 del 2006. Sul personale? Sì. Allora, personale in servizio. Personale in servizio. Allora, dopo alla casa per anziani, il concessionario, allo scopo di perseguire la continuità delle condizioni di lavoro acquisite dal personale, sarà tenuto al passaggio diretto e immediato del personale addetto al servizio oggetto di appalto dalla ditta cessante alla ditta subentrante, nel rispetto delle vigenti leggi, normative e contrattuali del settore dei servizi. Con riferimento alle esigenze senza dire poi la parte poi finale sempre al passaggio diretto immediato della persona ha detto il servizio aggiunto di appalto la ditta cessante la ditta subentrante del rispetto delle esigenze delle normative contro la quale è stato il servizio. Volevo anche fare anche un'altra precisazione, che all'interno della casa anziano ci sono 17 ospiti su 20, più una in emergenza, ci sono 16 persone non autosufficienti e una persona autosufficiente. La meta per le persone non autosufficienti è di 1.213 e non tutti riescono, e invece la meta per le persone autosufficienti è di 871. Volevo anche dirvi il costo. Allora, volevo anche dire il costo dal 2005. Nel 2005 si è speso per la casa protetta e per la casa alloggio per anziani 199.449.000 euro. Nel 2007 211.958.60. Nel 2008 257.855.93. Io parlo solo di gestione, non parlo insomma di struttura. Nel 2009 278.362.35. Nel 2010 250.166.33. Nel 2011 252.607.000 euro. Nel 2012 288.810.16. Tutto questo è. Si spende poi dal fondo unico. Grazie. Grazie assessore, è aperta la discussione, chi vuole intervenire su questo punto? Prego. Sì, io vorrei prima di fare un intervento vorrei chiedere chiarimenti su un aspetto. Cosa si intende per accreditamento? Perché mi pare che sia una delle basi su cui iniziare una discussione, anche un eventuale contributo. Lo spiega lei, assessore, lo spiego io. Allora, giusto anche specificare che la tipologia di casa anziano può accogliere esclusivamente persone autosufficienti. E così è nata la casa anziana del comune di Sant'Antioco. Però abbiamo avuto degli ingressi dove comunque la maggior parte delle persone non sono autosufficienti, tanto è vero che su 17, 16 sono non autosufficienti e una persona è autosufficiente. Questo cosa significa? Che la legge regionale comunque, la legge regionale ci vieta di poter accogliere persone non autosufficienti in strutture per
persone autosufficienti. Perché? Perché le prestazioni sono diverse. Quando nella struttura ci sono persone non autosufficienti, sono diversi tipi anche di personale. Cioè nella casa protetta c'è un personale più infermieristico, invece nella casa alloggio c'è un personale a livello proprio sociale, prestazioni sociali. Con l'accreditamento c'è bisogno, io non sono una tecnica, poi magari il sindaco spiegherà più l'aspetto tecnico. Prego, prego. Per far sì che ci sia questo accreditamento, noi seguiamo delle normative regionali. Per la casa protetta, per avere una trasformazione, c'è stato bisogno di attingere, noi dal 2007 insomma, abbiamo trovato dei soldi per iniziare questo percorso. Veramente già le vecchie amministrazioni avevano preso un finanziamento regionale. Adesso non ricordo se era di 80.000 euro, non ricordo bene, per far sì che già dal 2004 questa struttura fosse accreditata come struttura della casa protetta. Non è vero che nel 2008 siamo andati in regione per chiedere anche finanziamenti straordinari e ci erano risposto che questa trasformazione nel 2004 non era stata effettuata, quindi la regione non poteva assolutamente più finanziare la casa di giovani anziani. Quindi abbiamo dovuto apportare delle modifiche anche strutturalmente. Non so, faccio degli esempi, le camere devono avere un tot di metrati, di mezzi, insomma, non possono ospitare magari più di due persone in una casa protetta. Non so, faccio altri esempi, la camera mortuaria deve avere gli scarichi ben appositi, deve avere dei condizionatori, l'ascensore deve essere con le fotocellule, non può essere un montascale, perché proprio per far sì che le persone autosufficienti possano anche essere indipendenti dalla struttura, in ciò che possono. E quindi noi abbiamo comunque lavorato e abbiamo fatto dei grossi lavori, poi non avevo spiegato anche l'assessore a lavori pubblici. Adesso mi pare insomma che manchino soltanto il collaudo della struttura. Questa amministrazione insomma ha investito molto su questa struttura di casa alloggio per anziani e quindi la regione, poi la regione, la ASL fanno delle verifiche per capire se la struttura rispetta tutti quei criteri della normativa regionale in modo tale che rispettando quei criteri possa avere accreditamento per diventare casa protetta. Diventando casa protetta c'è un finanziamento per ogni paziente anche dalla ASL giornaliero. Non so se sono soddisfatto, ma il sindaco può. No, vabbè, molto semplicemente è praticamente l'agibilità della struttura che deve rispondere alle normative sanitarie, alle normative sui vigili del fuoco, in quanto ci sono delle attività pericolose, in funzione del numero delle persone, in funzione se c'è una centrale termica, un serbatoio di GPL, l'ascensore, lo stesso soggetto al controllo dei vigili del fuoco, e una normativa regionale che dettano proprio specifiche per quel tipo di attività. Della casa protetta. L'unica cosa che mi viene da aggiungere è che è un percorso anche qui difficile, nel senso che si riesce con due finanziamenti, uno della regione, iniziato per l'amministrazione, Baghino, è stato ridato in carico lo stesso professionista, non si è riusciti ad arrivare alla fine. Sembra che siamo in dirittura d'arrivo, non dovrebbero mancare molti lavori, anzi, probabilmente siamo molto vicini. I lavori per l'accreditamento saranno fatti anche chi ce l'ha fatta, in modo tale che ci sia anche il bene da parte della regione o della ASL. Volevo aggiungere due cose, che questa amministrazione si è adoperata insomma, per mettere in fronte la struttura, le porte dalle a fuoco, ha comunque poi fatto dei lavori esterni mettendo la scala antincendio, insomma, perché erano criteri che sia la ASL che i vigili del fuoco che la regione ci chiedevano per l'accreditamento, quindi grande parte dei lavori sono stati effettuati. Grazie. Chi vuole intervenire?
Sì. Consigliere Venezia, lo dice. Provo a intervenire perché effettivamente l'argomento non è di facile approccio. Tanto mi sembra giusto fare una premessa. Questa mi sarebbe piaciuta anche che ci fosse il collega Giovannino Cossu a partecipare a questa discussione, perché fu proprio il politico di Sant'Antioco che fortemente volle l'apertura di quella casa, che per tanti anni prima che fosse aperta era un po' nell'aspettativa di questa comunità. Come ha detto l'assessore, ci sono ospiti attualmente 17 persone e ci lavorano 14 persone e ne ruotano circa altre 8-9 a vario titolo. I costi, per quello che ci è dato conoscere, noi, lei assessore, ha fatto una distinzione netta su quello che sono i servizi, ma ovviamente poi i costi dell'amministrazione, diciamo, in una visione più ampia sono molto di più rispetto alle cifre che lei ha citato. Questo comunque voglio dire, cioè è individuato nella nostra amministrazione come un servizio a domanda individuale, su cui credo che l'amministrazione negli anni, parlo dell'amministrazione comunale di Sant'Antioco in senso molto generale, è sempre stata molto aperta e anche molto solidale, perché molto spesso gli ospiti non sono riusciti per vari motivi a pagare la retta intera e l'amministrazione per tanti anni ha tollerato di mantenere questi ospiti dentro la casa nonostante questi non pagassero l'intera somma. E questo, per quanto sia certamente una cosa buona, perché comunque è un sintomo di sensibilità e solidarietà verso persone più deboli che si trovano nella situazione di doversi far ospitare nella casa dell'anziano, e comunque oggi siamo arrivati a guardare alla casa dell'anziano non più come una risorsa, come un servizio importante di questa comunità, ma ormai anche a sentirne il peso forte dei suoi costi. Quindi oggi, con i tempi che corrono, anche se non abbiamo certezza delle entrate per gli anni futuri, è giusto ragionare sulla eventualità di modificare la modalità di gestione. Per quello che abbiamo potuto vedere anche la normativa regionale, dopo l'avvento della legge regionale 23 del 2005 e anche il regolamento di attuazione della stessa che è arrivato poi nel 2008, ha visto un susseguirsi di circolari, o meglio di delibere della giunta regionale, che ha determinato poi i requisiti, i parametri che queste case dovessero avere per poter essere funzionanti e soprattutto legittimamente funzionanti, quindi con una loro giusta autorizzazione ed eventualmente, per chi lo desiderasse, per quello che ho capito io, anche un accreditamento. Quindi per arrivare oggi nel 2012 sono state adottate due delibere, una nel febbraio e una nel luglio. Una ha detto le case, ha rideterminato un po' la classificazione di queste case da quelle delle strutture di accoglienza, delle strutture sociali, ha detto si parla ormai di ex casa protetta, si parla di comunità integrata per anziani, se ne parlava anche già nel 2010.
Però poi nel luglio del 2012 questa delibera è stata annullata, non si capisce bene perché, ma evidentemente i requisiti non erano totalmente propriamente rispondenti a quelli che magari la legge prevede, eccetera, ma sta di fatto che oggi come unico riferimento abbiamo la delibera di giunta dell'ottobre del 2010. Che ci dice appunto come le case devono essere per essere classificate, come vengono classificate, come devono essere per essere autorizzate e come devono essere per essere eventualmente accreditate. Perché io prima ho chiesto cosa intendete per accreditamento? Lo chiedevo perché l'accreditamento non è altro che l'attestazione della capacità di operare che ti viene data e riconosciuta da un altro ente. In questo caso l'accreditamento è necessario se chi opera desidera o vuole prestare delle prestazioni, se vuole erogare delle prestazioni alla pubblica amministrazione. Allora, in questo caso è obbligatorio che la struttura sia accreditata. Qualora invece l'operatore, l'imprenditore o anche un'amministrazione che gestisce in maniera diretta una struttura, un servizio di questo genere, ritenesse di non dover erogare prestazioni alla pubblica amministrazione, può anche solamente operare con l'autorizzazione e non l'accreditamento. Quindi lo dicevo perché poi nella parte dispositiva della proposta si mettono insieme una serie di cose che rischiano in qualche modo poi di, quando si arriva in fase operativa, più di atti di gestione che competono all'amministrazione, si corre il rischio che per seguire troppo la linea di indirizzo politico data dal Consiglio si rischia magari di non far tornare le due cose, in particolare se la linea di indirizzo data dal Consiglio, quindi dall'ente di indirizzo, non è esattamente conforme magari al quadro normativo di riferimento. Quindi io credo che sia anche giusto dire, io per esempio avrei anche io una serie di contributi da proporre in questa sede per cercare di me. Io per esempio non so cosa siano, quando l'assessore prima ha fatto riferimento al codice degli appalti, agli articoli 3 e 55, io ho difficoltà a capire, però capisco bene quando nella prima parte della proposta della delibera si dice che si utilizzerà lo strumento della concessione, so che quello è un istituto che deroga dal codice degli appalti e quindi sarebbe opportuno dire che si tratta qui di servizi alla persona previsti sempre dal codice degli appalti all'allegato 2b e quindi stabilire quello che stabilisce per quei servizi il codice in maniera tale che noi già ci diciamo quali sono le norme speciali da utilizzare poi nella gestione, nella conduzione dell'atto di gestione volto alla concessione. Stessa cosa va chiarita la questione del canone di locazione, perché se noi qui oggi diciamo che il canone di locazione viene stabilito in un secondo momento con una delibera di giunta, sarebbe corretto perché, in termini generali, perché le tariffe, le locazioni devono essere giustamente determinate da delle valutazioni certe, quindi è giusto che ci si rivolga a degli enti terzi, ma poi giustamente l'ente che deve decidere, o meglio l'organismo deve decidere, è la giunta. Però mi chiedo come in un eventuale appalto si possa determinare il valore complessivo dell'appalto, come prevede l'articolo 129 dei codici degli appalti, se noi non diciamo prima qual è la locazione che vogliamo chiedere o che riteniamo di dover chiedere, o meglio, la locazione dovrebbe essere determinata addirittura in un parametro che tenga conto sia della retta e quindi di quello che costa a un ospite stare lì, con l'offerta invece al rialzo. Quindi vanno contemplati questi due fattori con l'offerta di rialzo che un potenziale gestore possa eventualmente formulare.
Altra questione che secondo me è importante perché questo sia una offerta appetibile all'impresa è che ci sia quantomeno il requisito minimo della regoletta dei documenti volti all'ottenimento dell'autorizzazione, che deve essere fatta in casa attraverso una DUA. Quindi, cioè, deve essere chiaro che l'amministrazione prima dovrà, giustamente come dice il sindaco, procurarsi l'agibilità, procurarsi probabilmente qui anche il... oppure crearsi l'agibilità e procurarsi anche eventualmente la certificazione di prevenzione incendi. O comunque, se costa, va comunque trovato un sistema che accompagni a... Poi è tutto corretto il fatto che chi decide di imbarcarsi deve anche giustamente farsi autorizzare e accettare il rischio di impresa. Altra questione, noi qui oggi richiamiamo giustamente l'articolo 42 per quando parliamo di gestione di servizi, che quando decidiamo di definire la forma dobbiamo dare un indirizzo. Vorrei ricordare che dobbiamo fare lo stesso anche quando decidiamo di concedere, come in questo caso, un immobile, un bene immobile. Solo per quello, quindi va chiarito che si tratta. Infatti abbiamo modificato la lettera L, diventata L al posto di A, per quello lì. Perché la lettera A non è conseguente, è stata modificata per quello. Io ho voluto portare questo contributo per mettere in chiaro alcuni aspetti che si corre il rischio di magari di pensare di fare una cosa e invece siamo obbligati a farne altre. Quindi credo che, oltre che ovviamente io cambierei anche la dicitura da casa protetta a autorizzando eventuale comunità integrata per anziani. Dobbiamo fare l'altro indirizzo per quello che verrà. Oggi abbiamo una casa dell'anziano ancora che sta lavorando in un regime autorizzatorio transitorio dall'età del PER e che comunque deve essere adeguato entro il 2015, e questo dice la delibera di giunta regionale del 2010. Quindi ecco, questo io ho voluto proporre alla vostra attenzione, oltre ad accogliere ovviamente la sensibilità che avete avuto nel voler anche inserire la salvaguardia dei posti di lavoro, ma questo era poi anche eventualmente della norma, però è sempre giusto che un'amministrazione lo indichi in un atto di indirizzo, perché oggi, in particolare lì voglio ricordare, visti i dati che citava anche l'assessore del Plus, lì lavorano le donne, hanno sempre lavorato le donne. Quella anzi è stata gestita storicamente da una realtà appunto produttiva di cooperazione formata e fatta e gestita da donne. Quindi oggi credo che sia anche giustamente importante garantire a chi eventualmente verrà dopo, garantire comunque la continuità dell'occupazione. Ecco, io avrei voluto mettere sul tavolo questo elemento di discussione e capire se c'è la opportunità non di stravolgere nulla, ma semplicemente di mettere in chiaro queste cose, come in particolare il fatto che dovrebbe essere specificato che si tratta di servizi alla persona. Sì, grazie, consigliere Locci, consigliere Fois, prego. Sì, grazie. Soltanto un commento, ma io intanto condivido quanto osservato, evidenziato dal consigliere Locci. Mi riaggancio subito all'ultimo punto del suo intervento. Anch'io ritengo che sia necessario, nel caso specifico, dare un taglio umanistico, non già economicistico a tutta questa vicenda, anche perché conosciamo bene la realtà antiochense,
si avvalgono della oggi denominata casa dell'anziano anche persone non abbienti, semplicemente persone non in grado, magari anche autosufficienti, ma non in grado di sostenere il peso economico di un servizio di questo genere. Tracciare le linee di indirizzo è il momento più alto della politica. Significa pianificare, significa programmare anche per chi verrà dopo di noi, anche poco dopo di noi, non necessariamente nella generazione successiva. E potremmo essere noi stessi a dover usufruire di certi servizi. Quindi la domanda che io voglio rivolgere, mi associo ai suggerimenti, al contributo del consigliere Lucci, come dire, me ne approprio perché sono assolutamente pertinenti. Però il mio quesito è questo: si passa in una appalto, concessione, questa figura mista, e quindi si passa a una gestione completamente privata della struttura. Qual è la sorte, quale sarà la sorte di quelle persone che oggi beneficiano del servizio ma che non sono in grado di sostenere il peso economico del servizio? Capisco che la domanda, la risposta non sarà semplice. Anche perché è vero, si può pianificare un appalto, un bando, tutto quello che concerne l'ingresso di un privato nella gestione di un servizio pubblico, ma proprio nel momento dell'offerta anche il privato dovrà fare i conti, per quanto sia un privato, come dire, atipico, magari è una cooperativa sociale, una cooperativa di servizi, quindi non necessariamente un soggetto perseguente uno scopo di lucro. Chiunque deve fare i conti con i bilanci. Quindi il mio non vuole essere un contributo, al contributo ci ha pensato il collega consigliere Loggi, il mio è un quesito. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego. Allora, volevo rispondere riguardo all'accreditamento, volevo fare un pochino assunto. Vorrei ricordare che noi gestiamo, cioè noi ci siamo ritrovati con l'amministrazione con un appalto per casa protetta e quindi abbiamo anche l'urgenza di avere questa trasformazione, perché giustamente facendo anche un altro appalto non potremo assolutamente ripetere l'errore che si è fatto in passato, fare un appalto per casa protetta quando è ancora casa alloggio. Cosa significa? Che se io faccio un appalto per casa alloggio, gli anziani non autosufficienti dove vanno? Questo è un grosso problema, perché non autosufficienti sono la maggior parte delle persone, quindi noi ci troviamo anche in difficoltà a fare un bando per casa alloggio per anziani, che l'abbiamo già fatto, però umanamente ci chiediamo dove vanno degli anziani non autosufficienti. Quindi abbiamo proprio questa esigenza, questa urgenza di avere questa trasformazione. Ecco perché in questi anni abbiamo proprio investito dei soldi per far sì che quella trasformazione avvenisse. Volevo anche ricordare che noi abbiamo, adesso non ricordo, però non so se sono 4 o 5, perché sono gli ultimi decessi, abbiamo 5 o 4 persone di Sant'Antioco su 17 di utenti inseriti alla casa anziano. Sicuramente il comune non abbandonerà le persone che non possono comunque pagare parte della retta, assolutamente, come non l'ha mai fatto in questi anni, Ovviamente il comune delle persone residenti si prenderà carico dei loro concittadini e li aiuterà in qualche modo, insomma, però noi non abbiamo mai abbandonato gli anziani, veramente, perché abbiamo sempre, come diceva il consigliere Luci, abbiamo sempre cercato una soluzione perché restassero ugualmente all'interno della struttura, proprio perché hanno firmato di famiglia. In questo momento non ci sono queste situazioni, perché non ci sono queste situazioni, tutti quanti pagano la retta, possono pagare la retta. Se in futuro
ci sono delle persone che non possono permettersi di pagare la fetta di inserimento, vedremo un pochino di verificare innanzitutto se hanno dei beni, perché è importante verificare anche questo, se hanno dei familiari che possono comunque coprire delle spese, se fossero privi di tutti questi elementi, il comune si farà comunque il carico di queste persone come ha sempre fatto. Grazie. Grazie Assessore. Altri interventi su questo punto? Prego, Vice Sindaco. Grazie, signor Sindaco. Che dire, io credo che questo sia una parte degli interventi che dovrà fare l'amministrazione comunale in considerazione della razionalizzazione della spesa e della mancanza ogni giorno più profonda di risorse da parte dell'amministrazione pubblica. Stamattina ho fatto una riunione a Carbugna per quanto riguarda la discarica, e cioè era un pianto totale. Le previsioni per il bilancio 2013, i comuni che stanno lavorando al bilancio 2013, per i comuni come Carbugna e Iglesia si parla di riduzione, oltre alla riduzione che ci sono stati di versamenti statali nel 2011, oltre alla grandissima riduzione che c'è stata nel bilancio 2012 a bilancio in corso e approvato. Il governo ha fatto una sorpresa storica in questo caso, ma per i comuni come Carbone e Iglesias per il bilancio del 2013 si parla di ulteriori riduzioni di 1,5 milioni di euro al comune. Questo vuol dire per Sant'Antioco circa 700.000 euro di riduzione oltre i tagli che abbiamo avuto già in questi anni. Ora, di fronte a queste cose, noi sicuramente ne dobbiamo prendere atto. Dobbiamo per forza fare i conti con le risorse che abbiamo a disposizione per cercare di garantire i servizi alla collettività. E questo ci porta a fare delle valutazioni profonde. La casa anziana, come diceva l'assessore nella sua relazione, in questi anni è costata al bilancio comunale oltre 250-280 mila euro. Il consigliere Lucci diceva che le cifre sono molto più alte, compresa la tratta. No, io sto parlando solo di fondo unico, solo di fondo unico. E noi questo non lo so se possiamo continuare a fare, assolutamente. Quindi dobbiamo chiedere per forza al mercato se ci sono delle condizioni dove le imprese investono e lavorano e dove noi riusciamo a dare lo stesso servizio, addirittura anche migliore, senza avere questi costi per la collettività. Questa è la scelta politica che ha fatto l'amministrazione: riuscire a dare lo stesso servizio senza gravare sul bilancio comunale. È chiaro che per arrivare a questo obiettivo, perché noi stiamo facendo una concessione di 15 anni? Perché siamo consapevoli, come diceva sia il sindaco che l'assessore, che quella struttura ha bisogno di interventi per renderla di un certo tipo. E quindi consideriamo, viene considerata logicamente in linea di massima, poi verrà considerata in maniera dettagliata nel momento in cui si andranno a fare tutte le valutazioni, nel momento in cui si andrà a determinare il canone, verranno fatte tutte le considerazioni riguardo alle risorse necessarie che servono per poter far sì che quella struttura sia in perfette condizioni per ricevere anziani che sono sufficienti e anziani che non sono autosufficienti. Queste sono le valutazioni. E quindi assieme a queste valutazioni, e noi abbiamo deciso di fare questo passo, in piena trasparenza, abbiamo incrementato la trasparenza, se ce n'era bisogno, anche aggiungendo, come ha detto prima
l'assessore Pirella, per quanto riguarda l'individuazione dell'ente gestore della casa, abbiamo inserito l'individuazione dell'offerta con procedura aperta ai sensi dell'articolo 355, cioè gara pubblica aperta a chi offre davvero di più per la collettività di Sant'Antioco e per il bene di quelle persone che stanno lì dentro, logicamente sommato al bene dei dipendenti che lavorano in quella struttura. E anche per loro abbiamo previsto, come è previsto d'altronde in tutti i contratti per i servizi continuativi, che ci sia la continuità occupazionale. Queste sono le scelte che ci hanno portato a intraprendere questa strada per la casa anziana, ma questo tipo di scelte, per cause di forza maggiore, siamo costretti a farle anche per altre situazioni. Perché la situazione, guardate, noi ce lo diciamo e sembriamo anche convinti poi che ognuno di noi abbia capito davvero la situazione che stiamo vivendo, però è davvero veramente peggiore di quanto stiamo pensando. I tagli che stiamo subendo ci stanno davvero mettendo nell'impossibilità di fornire servizi essenziali alle persone. Questa è la dura drammaticità di questo momento. E di questo sicuramente dobbiamo prenderne atto tutti quanti, ed è un momento di grave difficoltà che sarebbe opportuno che condividessimo. Grazie. Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se su che cosa? Forse non abbiamo risposto. Che forse voglio dire una cosa, l'assessore adesso mi ha, come dire, ancora di più stimolato proprio sul punto, perché l'assessore giustamente richiama, cioè ci mancherebbe altro, assessore, lei sottolinea sempre la questione della trasparenza, fa bene sottolinearlo, ci mancherebbe, nessuno ha mai detto il contrario rispetto al lavoro di questo comune. Questo comune secondo noi è un libro aperto, più di tanti altri, guarda, questo glielo posso assicurare. È proprio questo il punto, cioè se lei oggi addirittura mi sta indicando la procedura aperta, le modalità della procedura aperta, cioè significa che non vogliamo dire che si tratta di un servizio alla persona. Secondo me, se noi diciamo che è un servizio alla persona, quindi come ho detto, io ho fatto una proposta, cioè ho messo sul tavolo una proposta, che non un emendamento alla proposta o alla delibera, cioè, ho portato un contributo di discussione, perché secondo me è giusto dire che si tratta di servizio alla persona. E allora se io dico che si tratta di servizio alla persona, ok, legata all'istituto della concessione, dico anche poi come devo fare anche eventualmente, o meglio indico una strada a chi poi materialmente deve fare la gestione degli atti. Prego. Questo ovviamente è una proposta. Stesso discorso vale ancora per la questione dell'accreditamento, cioè non cade il discorso. Se noi mettiamo sul mercato, allora mi metto dall'altra parte, se il Comune di Sant'Antioco con procedura aperta mette sul mercato una struttura, un immobile, ok, dove dice lì ci devi fare una casa protetta o ci devi fare... poi lo vedremo se sarà invece comunità integrata o altro, e dice ancora dico che voglio un affitto di 50.000 euro all'anno oppure ho la pretesa di andare ad avere un affitto, cioè qui il rischio è che questo servizio poi non si riesca ad attivarlo come lo vuole il Comune di Sant'Antioco. Cioè la considerazione che fa l'assessore, che ho fatto io peraltro,
nell'introduzione, cioè non è che non ci rendiamo conto della situazione, non ce ne rendiamo benissimo conto. Ora che è detto che addirittura il comune ha rinunciato a parte delle rette stabilite, cioè quando entrano, le spiego brevemente, quando entrano fanno una specie di contratto, no? Cioè si impegnano a pagare poi quella tariffa, eccetera, eccetera. Quindi il comune ha anche concesso, non ha, ha deciso anche, come dire, di non recuperare totalmente le somme, non ha ancora fatto nulla. Sono sicuro che assessore, non sto dicendo, cioè non la prendo, non la prendo come una critica, cioè sto, no. sto semplicemente focalizzando ancora di più, se ce ne fosse bisogno, sull'atteggiamento, non voglio dire neanche, cioè proprio bonario nei confronti degli ospiti. Oh. Quindi, cioè questo ancora di più dico, cioè oggi rischiamo di non potercelo più permettere, io su questo cioè sottoscrivo, non ho assolutamente, anzi sono qui ogni volta, a ogni consiglio comunale, quando parliamo di bilancio, a dire quello che dico ogni volta al collega, al consigliere Luci e al sindaco, quindi voglio dire oggi che questo è uno di quei temi assolutamente dove possiamo dare un contributo, credo che idem, se io dico sempre a un potenziale partecipante nel mercato globale che si deve prendere il personale, come abbiamo detto, ma se gli dico che se lo deve prendere col contratto di servizi, quando tu non sai ancora che tipo di soggetto va ad aggiudicarsi la gestione, perché potrebbe essere che ci sono soggetti che possono anche non applicare i contratti dei servizi, ma applicano contratti dove sono previste ugualmente le figure professionali, ma non sono aziende magari che possono applicare il contratto dei servizi perché magari hanno firmato dei contratti. Quindi, cioè, voglio dire, io sto ponendo dei problemi. Anzi, addirittura, guarda, dico di più, se fossi stato nella condizione di dover fare questa scelta, probabilmente avrei detto solamente che l'amministrazione decide di cambiare il registro, di passare da un contratto di gestione di servizi a un contratto di concessione della casa anziana. Poi si vedrà in fase di gestione, cioè l'avrei, come dire, semplificato in maniera tale da dare ai funzionari anche l'opportunità di studiare bene la cosa, perché il forte rischio, non è il primo che vediamo di caso di questo genere. Si corrono sempre poi i rischi di dover fermare le procedure, stoppare, aspettare, cioè, e di portare avanti una situazione che non, secondo me sarebbe bene fare una delibera giusta subito, in maniera tale da non lasciare poi, come dire, spazi a... Non è necessario da questa forma, una delibera molto più snella che dava l'indirizzo soltanto della cosa vuoi farci in quella casa, appunto, finito. Non lo so, ma voglio dire, oggi ne stiamo parlando, cioè praticamente oggi ne stiamo parlando per la prima volta, probabilmente cioè, adesso con l'assessore ci siamo visti in commissione, adesso non per dire, ma cioè, ormai i tempi sono tali che cioè, ci vediamo il 24 a mezzogiorno e mezza, a me che mi scrive il telefono, cioè quindi non ho potuto nemmeno, come dire, anche quella sede. Cioè, ho potuto interloquire, però non in maniera completa. Cioè, oggi il 28, lo stesso, a fine anno, fare una cosa del genere, non è che noi non siamo in grado come amministratori di fare in un consiglio comunale una... Però, cioè, noi oggi, che un po' forse ci abbiamo un po' studiacchiato sopra, vediamo anche altri aspetti. Poi, voglio dire, io poi magari mi sto anche sbagliando e invece le cose sono state a ragion veduta viste in un certo modo e quindi è giusta questa delibera, perché poi allora dovremmo entrare nelle considerazioni sulla discrezionalità della proposta, ma io credo che quello che sta dicendo non è in contraddizione con niente di quello che è scritto qui, secondo noi, però dopo la parola al segretario generale, così magari ci può spiegare. Prego. Nell'atto di indirizzo in effetti è stato messo quello che è il minimo indispensabile, nel senso che il riferimento per esempio all'articolo 30
del codice dei contratti, è un riferimento per distinguere, perché il codice dei contratti individua quando c'è la forma in concessione. La forma in concessione rispetto alla forma in appalto, qual è? Nella forma in appalto l'impresa rende un servizio a me, per cui io gli pago un canone d'appalto e quindi non c'è il rischio di impresa. Nell'appalto in concessione, lo dice in modo molto chiaro e lineare l'articolo 30, il corrispettivo della, per l'impresa è quello di gestire economicamente la struttura e di conseguenza fare un servizio direttamente all'utenza che paga con il corrispettivo. In alcuni casi ci possono essere, per alcune concessioni molto particolari, metti il caso dei trasporti pubblici per esempio, quando l'amministrazione giustamente chiede un prezzo politico, allora in quel caso per riequilibrare finanziariamente il tutto, in genere l'amministrazione corrisponde anche una quota di prezzo, perché se si fa ovviamente chiede che vengano, o nel caso dei trasporti in particolare, garantite le tratte in periferia dove ovviamente non c'è la conferenza economica, si va. Quindi il riferimento all'articolo 30 è proprio il riferimento per individuare l'appalto in concessione, che è una forma completamente diversa rispetto alla forma che stiamo facendo adesso. Poi l'articolo 30 ovviamente dice anche che nel caso dell'appalto in concessione il minimo che si deve garantire rispetto nella scelta dell'offerta e dell'offerente e bisogna garantire il rispetto dei principi comunitari, la trasparenza, pubblicità, eccetera, eccetera, con almeno 5 operatori, con una procedura che poi, a ben vedere, è molto più macchinosa di quella che potrebbe essere un bando di gara a procedura aperta a livello comunitario, perché se anche io dovessi, seguendo l'articolo 30, individuare 5 offerenti, non li individuo ovviamente a mia discrezione, ma devo fare una manifestazione di interesse adeguatamente pubblicizzata, in modo che, quindi una cosa, voglio dire, di una trasparenza totale. Cioè le 5 concorrenti vengono estratte. E vengono comunque estratte, eccetera. Qui nelle indicazioni che sono state date, ovviamente si è data l'indicazione principe, cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa è quella dove praticamente c'è una parte, in genere anche piuttosto corposa, che riguarda la qualità del progetto che viene presentato e una parte invece che riguarda il prezzo. E in genere le componenti che in questa tipologia di appalti, io abbiamo visto veramente tanti in internet fatti da tantissime, le componenti dell'offerta economica in genere sono il discorso del rialzo che fai sul canone. Noi abbiamo parlato di canone di locazione, sì, che in effetti è un canone di concessione per l'utilizzo di una struttura pubblica realizzata con fondi pubblici che viene messa a disposizione di un'impresa perché ci possa fare attività imprenditoriale. Il privato che volesse fare una casa protetta senza poter utilizzare una struttura pubblica se la deve o costruire o prendere in affitto, quindi deve investire. Il comune gliela dà pronta, ovviamente deve pagare un corrispettivo, un canone di concessione. La problematica famosa dell'ospedale della gioventù, non è che ti do una struttura fatta con i soldi pubblici, tu ci guadagni il comune. Quindi voglio dire, sono quel minimo per poter individuare il discorso della concessione. Bene, intendiamo la concessione quella rispetto alla quale tu in via imprenditoriale offri un servizio all'utenza, fai i contratti direttamente con l'utenza. L'utenza potrebbe essere anche il comune o altri comuni, perché se l'anziano del comune di Musis chiede di essere inserito nella casa protetta di Sant'Antioco ed è un anziano assolutamente non abbiente, non ha familiari eccetera, il contratto, l'impresa, la cooperativa non lo fa con l'anziano, lo fa con il comune di Nugis, perché sarà il comune di Nugis che garantirà il pagamento delle rette. A quel punto non è più tale. Esatto, quindi diciamo così, l'imprenditore ovviamente o fa il contratto col familiare o fa il contratto col comune, perché c'è il domicilio di soccorso, se l'anziano è solo abbandonato, non ha nessuno, qualcuno deve pensarci. Quindi sono delle, voglio dire, proprio le cose molto, molto elementari, mi sembra, non è che ci siamo, abbiamo dato delle indicazioni che non possono poi in un momento successivo in sede di predisposizione di capitolato o ci leggono in modo particolare. La concessione si intende quello.
l'amministrazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è questa la via, non ci sono per il servizio alla persona, per qualsiasi tipo di concessione di servizi, è quella che si deve seguire. E poi ovviamente la gara, il bando di gara aperto, perché è vero che gli appalti che riguardano il servizio alla persona sono indicati nell'allegato 2B, eccetera, per i quali possono essere seguiti solamente alcuni articoli del codice del contratto, non tutti, sono anche indicati, ma per giurisprudenza niente vieta all'amministrazione invece di fare quella tipologia di appalto applicando completamente tutto il codice dei contratti. Lo si mette in bando di gara, lo si mette in capitolato, lo si mette, e quindi quello è quello ci vincola. Quindi voglio dire, non mi sembra che ci siamo vincolati più di tanto, se poi proprio sui riferimenti non sono. Faceva riferimento all'articolo 355. 355 sono la procedura aperta. Appunto, lo indica come la procedura aperta, cioè faccio un bando di gara. Sì, ma non cambia. Faccio una manifestazione di interesse e selezione. Va bene. Ci sono altri interventi? Sì, uno brevissimo. Prego. Una considerazione, questo è un atto di indirizzo, quindi giustamente la semplicità, il carattere laconico del testo è un aspetto prezioso, importante, proprio perché quantomeno consente di dare il carattere della astrattezza appunto a questo testo, soprattutto per il divenire, per quello che succederà domani. La necessità di apportare questi chiarimenti penso sia dovuta anche al fatto che gli operatori di questo specifico settore hanno molto dibattuto sui limiti stringenti che ha portato la normazione regionale, proprio sul concetto di accreditamento, no? La cosiddetta, abbiamo detto, per l'edificio agibilità, ma poi anche per il personale vale la regola dell'accreditamento. Anche il personale deve rispondere a determinati requisiti, a determinati standard, gli arredamenti e compagnia. Quindi i primi commentatori si sono molto preoccupati al punto di asserire che probabilmente nessuna casa dell'anziano in Sardegna avrebbe potuto sopravvivere, semplicemente perché sarebbe stato estremamente oneroso adeguare la struttura e la professionalità del personale normalmente impiegato in quelle attività appunto ai nuovi parametri, ai nuovi standard regionali. Quindi le nostre perplessità, le nostre preoccupazioni nascono soltanto da questo tipo di considerazioni. Parlare di servizi alla persona serve per dare a chi verrà dopo di noi la garanzia che comunque il centro, nessuno mette in discussione la sensibilità manifestata fino ad oggi da questa amministrazione, però per il futuro sarebbe davvero opportuno mettere al centro, anche dal punto di vista lessicale di questo atto di indirizzo, la persona. Questo è, insomma, questa è una considerazione indispensabile. Voglio dire, questi problemi non li abbiamo inventati noi, purtroppo c'è un dibattito ancora aperto su questo tipo di problematiche. Vice sindaco, giusto un chiarimento. Nella delibera noi scriviamo chiaramente. Così lo sappiamo che esattamente perché. Sì, è chiaro. Nella delibera noi scriviamo chiaramente che se la scelta del contraente avviene con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo io credo che dia la massima garanzia del servizio alla persona, perché chi vincerà questa gara d'appalto dovrà presentare un progetto qualità offerta servizio prodotto e dall'altra parte un'offerta economica.
Il progetto solitamente in questo tipo di gare ha una valenza nettamente superiore in termini di punti per quanto riguarda poi la vittoria finale. Quindi la garanzia, le paure che riscontrate voi sono le stesse che abbiamo riscontrato noi nel momento in cui si è andata a fare l'atto. E abbiamo, e noi siamo fermamente convinti del fatto che con un tipo di gara come quella che stiamo prospettando, con l'offerta economicamente vantaggiosa, diamo certezza a tutti i nostri dubbi. Questa è la condizione migliore per essere certi del fatto che abbiamo massima professionalità, massima capacità, perché quello che conta, che acquisirà la maggior parte del punteggio, è il progetto che verrà presentato dalla ditta, dall'impresa, da chi che sia che partecipa a questa gara. Questo volevo solo dire. Sì, prego. Mi ha fatto poi venire in mente un'altra cosa, perché noi abbiamo messo, perché noi lo mettiamo sempre anche una cosa, molto spesso, molto, in maniera molto fredda, stiamo a dire serve questo, serve quest'altro, e in questa casa bisogna appunto ricordare che abbiamo detto che ci lavorano un tot di persone, però dobbiamo ricordarci anche che ci sono professionalità, cioè ci va il fisiatra a diverse ore la settimana, ci sono quattro infermieri a diverse ore la settimana, ci sono le OS, ci sono gli ausiliari, ci sono gli educatori, ci sono psicologi, ci sono animatori, cioè voglio dire, non è che stiamo parlando per intenderci di una, come dire, di un dormitorio, punto, è finito lì. Voglio dire, a oggi, e tra l'altro la direzione è ancora garantita da un funzionario comunale che ha anche tra le varie incombenze anche quella di occuparsi di dirigere la casa. Quindi voglio dire, su questo non ci sono neanche molte preoccupazioni, non c'è nessuno. Detto questo, da oggi, siccome il sindaco lei sa anche, quindi così chiuderà, lei sa che in quest'ultimo tempo, tra una cosa e l'altra, si è andati di proroga in proroga, no? Quindi anche gestire i servizi così non è l'unico servizio, ma non credo che sia una cosa, fisiologica, non possa essere fisiologica per un'amministrazione. Da oggi a quando andiamo, che cosa succederà? Capire. Secondo me sarà comunque una proroga, perché però non c'è il problema. Allora, lo pongo, non lo sto facilmente. Perché è vero che con questo sistema si vive un po' la giornata, però è anche vero che non c'è nessun investimento da parte di, cioè non c'è l'imprenditore. Diverso sarebbe fare proroghe e far vivere la giornata quando c'è un investimento. Però io vorrei dire questo, se volete ci possiamo anche fermare, non è un problema. Però oggi noi stiamo dando un indirizzo. È chiaro che è solo un indirizzo. Poi tutti i calcoli economici e queste autorità devono venire fuori una bilancia. Da una parte ci saranno i contratti di locazione che verranno fuori in base alle leggi di mercato, in base alla situazione attuale della struttura, poi ci saranno da aggiungere i costi per accreditare la struttura, no? Dall'altra ci saranno le rette o delle persone o dei comuni che... Quindi se poi fosse necessario andare in consiglio una seconda volta, non abbiamo problemi. Cioè io direi iniziamo con questo indirizzo e lo prendiamo come indirizzo. L'offerta economicamente più vantaggiosa credo che sia l'unico possibile in questi casi. La scelta del contraente comunque sia è una manifestazione aperta al mondo e 15 anni sono fatti apposta per attirare l'imprenditore. Se la gara è fatta bene ci saranno imprese che partecipano. Se è fatta male vuol dire che abbiamo sbagliato l'appalto e bisogna fare qualche aggiustamento, cammin facendo.
altri comuni, tanti altri comuni lo stanno facendo, altri comuni vicini. Quindi se ci fosse da aggiustare il tiro, è chiaro che non possiamo avere tutto oggi, perché servono calcoli economici, serve la garanzia che siano congruenti, quindi magari si interpella l'ufficio delle entrate, l'agenzia del territorio per la congruità del prezzo della locazione, se serve, non è obbligatorio. E cammin facendo vediamo, magari torniamo in consiglio e avremo delle idee più chiare sul... Oggi noi diamo l'indirizzo che vogliamo esternalizzare il servizio, vogliamo fare... Quindi dare in concessione, non la concessione non intesa come una volta che si diceva tu prendi questo porto e fallo, no? C'è la massima garanzia della trasparenza. E adesso io direi che basta così, poi se serve veniamo in consiglio assolutamente. Però non credo che ci siano, cioè noi abbiamo messo, mi pare, le cose, come diceva il segretario generale, le cose minime di legge. L'accreditamento è l'ho spiegato, è l'agibilità, più l'agibilità comprende anche il rispetto delle leggi di settore, leggi regionali, e dettano anche le figure che ci devono essere. E magari si mette in campo anche quelle stesse figure, giustamente, siccome vogliamo che rimangano, siano magari preparate per quel tipo di attività. Quindi sarà messo nel capitolato questo. C'è un problema aggiunto. Ma questo non è un problema, perché le figure professionali che esistono all'interno della casa sono già figure addette alla casa protetta, quindi non c'è il titolo, quindi non c'è assolutamente questo problema. Hanno tutta la professionalità che esige la casa protetta, quindi non c'è il problema della formazione del personale, assolutamente. Sono già professionisti all'interno. Va bene, io direi che se non ci sono altri interventi. Io lo metterei in volta. La dichiarazione di voto, sì. Prego. Sì, io insomma dichiaro il voto di astensione, che comunque non va preso semplicemente come un fatto puramente tecnico, nel senso che riteniamo comunque di aver dato anche noi il contributo alla discussione. Ci asteniamo perché non vogliamo dare una delega in bianco sulla partita così importante, pur riconoscendo l'importanza della scelta, ma su cui ancora non vogliamo dire la nostra parola definitiva, solo per questo appunto che ci asteniamo. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, se nessuno vuoi fare dichiarazione di voto, pongo in votazione la proposta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Dobbiamo votare anche l'immediata esecutività della proposta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ci sarebbe il sesto punto all'ordine del giorno, però vogliamo riesaminare la divisione in base al numero degli abitanti, quindi ci prendiamo qualche giorno, poi sarà necessario, se sarà necessario faremo un consiglio urgente perché la regione sta sgridando perché non abbiamo ancora risposto. Non essendoci a discutere l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta e auguro a tutti un buon fine anno e buon anno. Grazie.